Ciao a tutti ragazzi, qui come sempre Desk vi parla, riprendo a giocare a Warframe dopo una settimana di stop, riprendo con i video e direi di ricominciare un po' con un video semplice come quello su cosa ha portato il Void Trader questa settimana. Siamo sulla runda relay di Mercurio, vi ricordo che io gioco su PC e che tutto quello che vedrete arriverà su console un po' più in là, insomma siete indietro di qualche giro. Cosa ha portato? Dunque, come al solito, il canonico e onnipresente schema per andare ad effettuare la quest Sands of Inaros. Poi ha portato l'intero set di mod da danno elettrico più probabilità di status, quindi Jolt, Shell Shock, Voltaic Strike e High Voltage. Set di mod, devo dire, interessante, la maggior parte dei giocatori un po' navigati ormai avrà messo le mani su queste mod in mille modi differenti, però devo dire che comunque sono mod utili, interessanti, e quindi insomma ci sta che il Void Trader ributti fuori cose già viste in passato in modo tale che tutti i giocatori, anche chi ha iniziato a giocare da meno tempo, abbia la possibilità di metterci le mani sopra. Una cosa un po' bastardella è il costo in ducati, perché 300 ducati per mod significa 1200 ducati per l'intero set e diventa una cifra effettivamente un po' proibitiva. Se dovessi dare una priorità ad alcune di queste mod, io andrei a prendere Voltaic Strike e High Voltage piuttosto che le altre due. Poi, ovviamente, se siamo dei grandi utilizzatori di Shotgun, magari andiamo a togliere High Voltage e prendiamo Shell Shock. Però, insomma, dipende poi da ciascuno di noi. Abbiamo poi due armi in versione Prisma, la Prisma Veritux, spada per Arcwing, e poi la Prisma Scana, quindi versione Prisma di una spada che è presente quasi a livello mitologico in versione Prime, ma versione Prime che non potremo mai più ottenere, per cui posso capire che molti siano affascinati comunque dalla versione Prisma di questa spada. Che dire di queste due armi? Per quanto riguarda il costo, hanno un costo molto molto simile sia in ducati che in crediti, per cui cambia poco investire in uno o nell'altra. Posso dirvi che la Prisma Veritux è un'ottima spada per Arcwing, per cui se non avete voglia di farmare, di ottenere tutti i componenti per fare tutte le armi Arcwing, vi prendete la Prisma Veritux già bella che pronta, la portate al 30, comunque la tirate un po' su, ci mettete un catalizzatore, qualche mod, e vi assicuro che avrete fra le mani una spada che vi permetterà di affrontare qualunque contenuto con le Arcwing. Quindi veramente, se volete eliminarvi un problema, prendete questa e siete a posto col corpo a corpo per le Arcwing. Per quanto riguarda la Prisma Scana, devo dire che sì, a molti piace, io obiettivamente però non la uso mai. Non è un'arma malvagia, e il fatto che abbia un 20% di probabilità di critico base già la dice lunga su come andrà moddata, però obiettivamente, insomma, io non la utilizzo, per cui è un po' un discorso di gusti. Non è malvagia, sicuramente poi contribuisce a innalzare il nostro Mastery Rank, per cui valutate voi il suo acquisto o meno. Abbiamo poi roba estetica. Abbiamo un intero set di armatura in versione Prisma, la Daedalus Prisma, che è un'armatura comunque di tutto rispetto, piuttosto carina. L'andremo a vedere a 360 gradi a breve, appena finirò di commentare tutto quello che ha portato il Void Trader, così vi fate un'idea migliore del suo aspetto e decidete insomma il suo acquisto o meno. I suoi componenti in sé costano poco, a parte lo stemma sul petto che costa un po' di più. Tendenzialmente il costo è veramente basso. Se andiamo a sommare tutto il costo in ducati di questi 5 pezzi, obiettivamente l'intero set ci viene a costare meno della Prisma Veritux o della Prisma Scana e poco più di una singola mod di questo set di mod elettriche più status. Oddio, in crediti viene a costare di più, ok, ma in termini di ducati ha un costo complessivo, devo dire, relativamente basso. Per cui, se dovesse piacervi, adesso che la vedrete a fine video, fateci un pensierino. Poi abbiamo la skin Prisma per la Xyphos. Dunque, ragazzi, io devo dire che questo discorso qua delle navette alternative non mi ha mai fatto impazzire. Quindi le ho farmate un pochino all'inizio, poi mi sono stufato e la Xyphos non penso neanche di averla. E onestamente, spendere 220 ducati e 400.000 crediti per una skin, bella per carità, le skin Prisma sono tutte piuttosto carine, ma insomma per una skin, per una navetta che vediamo quando, durante il caricamento, non me ne frega niente. Piuttosto, ragazzi, investite parte di queste risorse, anzi tutte insomma, più un piccolo extra per ottenere un set di armatura che vedrete effettivamente su tutti i vostri Warframe durante tutto l'arco delle vostre partite. Secondo me ha molto più senso investire sulla Prisma Daedalus piuttosto che sulla skin della Xyphos. Per dare un'occhiata al set di armatura Prisma Daedalus, direi, ragazzi, di utilizzare Excalibur come base, quindi andiamo su un qualcosa di neutro. Andiamo a mettere i vari componenti rapidamente. Eccolo qui, uno spallaccio. Andiamo a mettere l'altro. Andiamo a mettere adesso le protezioni per le gambe, poi agiamo un attimo sui colori per vedere cosa si riesce ad ottenere.
così insomma vi fate un'idea un po' più precisa prima di andare eventualmente ad acquistare questo set di armatura. Dunque, questi sono i colori di default di Excalibur e della Prisma Daedalus. Vediamo di fondere un po' il tutto copiando i colori di Excalibur. Abbiamo un effetto già molto molto più carino. Come potete notare, come al solito, tutte le robe estetiche Prisma hanno questo effetto fumé e fumoso, come lo volete chiamare, con il colore dell'energia scelto. Vedete che si riflette insomma un po' sopra le parti dell'armatura. A me non dispiace, non è forse il set di armatura più figo che mi sia capitato di vedere, forse fa un po' troppo Power Ranger o Cavaliere dello Zodiaco, non lo so, con tutte queste cose che spuntano così, però è figo, ci può stare, vi ripeto, non costa molto. Andiamo magari a fare un po' a random color per vedere cosa esce fuori, ma la maggior parte delle volte escono schifezze. Ecco, per esempio questo è carino, non è affatto male. Ovviamente bisognerebbe cambiare anche i colori di Excalibur, ragazzi, considerate anche questo. Comunque è un set di armatura che secondo me ci sta, veramente. Ok, penso di avervi spiegato un po' il mio punto di vista. Io fossi in voi ci metterei le mani sopra. Detto questo, ragazzi, possiamo anche salutarci e ci vediamo ad un prossimo video su Warframe o chi lo sa, magari su qualcos'altro. Ciao a tutti!